su Arte per te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video veramente veramente divertente in collaborazione con l'Arte vista da me di Sandra. Ciao Sandra, finalmente facciamo questa collaborazione. È da tanto infatti che volevo fare una collaborazione con la mia amica Sandra, di cui tante volte vi ho parlato. Il suo canale è bellissimo e tratta di scrapbooking. Recentemente Sandra ha festeggiato il compleanno della sua piccola Alice e ha creato un cake topper di carta. Cos'è il cake topper? Quelle dei festoncini di carta da mettere sulla torta dei bimbi o degli adulti. Io avevo abbozzato la creazione di una cosa molto simile per il compleanno di Gabriele, ma come chi mi segue ricorderà, poi sono stata colta da un infelicissimo mal di testa che ha sovvertito tutti i miei piani, ma non quello di realizzare questo festoncino per torta, questo cake topper. Lei userà tutti gli strumenti tipici dello scrapbooking, potrete vedere fustelle, penso, big shot, tutte queste cose con nomi strani che io non so neanche pronunciare e che lei vi spiegherà benissimo cosa sono e quindi a cui potrete chiedere qual è più opportuno comprare e quale meno. Io invece realizzerò un banner tutto fatto a mano, semplicemente con carta, colla, righello e matita, quindi due modi diversi di affrontare lo scrap per un bel risultato, speriamo, in entrambi i casi. Lei vi farà vedere le fustelle per realizzare il mio cake banner e io poi, in calce alla spiegazione del mio festoncino, vi farò vedere come realizzare a mano le sue bandierine, in modo che i video siano totalmente complementari, e di entrambe le soluzioni troverete la foto sulla nostra pagina Facebook, sia la mia che quella di Sandra, che vi linko qua sotto nel box informazione, nell'album appunto che si chiamerà Cake Topper di carta. E allora basta parlare, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a fare il nostro cake topper per festeggiare i nostri bimbi. Ed ecco l'occorrente per realizzare il nostro cake topper, banner, festone, chiamiamolo come ci pare, insomma, le nostre bandierine da porre sopra la torta. Innanzitutto ci occorreranno delle cannucce, se ne possono usare soltanto due oppure inserirne una dentro l'altra per rendere il nostro festone sempre più alto. Questi infatti saranno i paletti che reggeranno l'intera costruzione. Delle cannucce colorate. Dei palloncini, io ho preso i gavettoncini, le bombe d'acqua, le vendono in edicola, le vendono nei giocattolai, un po' dappertutto a pochissimo prezzo. Due elastichini, di quelli che si usano adesso, quelli con cui tutti i bimbi fanno i braccialetti. Poi una fustellatrice per pelle e cartone, le fustellatrici classiche, quelle che si trovano in tutte le cartolerie e che ognuno di noi credo abbia a casa. Un tagliabalza, un paio di forbici, righello e squadretta. Delle penne tratto, io queste tutta la serie comprata alla Lidl, ce l'ho anche bianca, è una uniposca, questa punta ultra fine. Della carta colorata, ci servirà anche una matita, una gomma e la nostra colla, che potrà essere Vinavil, ma io vi consiglio una colla acetovinilica per i lavoretti in carta, perché appunto non bagnando la carta vi assicuro il risultato, certo è migliore, soprattutto più veloce. Un laccetto, che può essere un laccetto colorato, un cordoncino sintetico, un cordoncino naturale. Io qui invece ho uno spaghettino proprio dello spago di un colore abbastanza neutro. Proteggiamo il nostro piano da lavoro col nostro tappetino siliconico, il nostro compagno di avventura che salverà i nostri mobili dalla nostra creatività. Quindi cominciamo subito a creare le bandierine per il nostro banner. Io farò delle bandierine triangolari di diverso colore e sceglierò quindi questi quattro colori. Cosa faccio? Prendo il righello e una matita. Allora, io voglio delle bandierine più larghe che risultino di 5 cm di altezza, quindi mi fisso da una parte e dall'altra 5 cm, sia di qua, e poi altri 5 cm a scendere da una parte e dall'altra. Adesso facciamo una piega che vada dalla seconda, dal secondo punto, quindi che tracci un pezzo di carta di 10 cm, quindi da qui a qui, così.
con la nostra squadretta invece tracciamoci anche i 5 cm mediani. Ok, facciamo così con tutti i foglietti, quindi ritagliamo l'eccesso col tagliabalza, aiutandoci sempre con la nostra squadretta. A questo punto pieghiamo lasciandoci la riga disegnata all'interno, vi consiglio. E sarà facilissimo piegare perché basta dividere in due, la misura verrà perfetta. Uno e due. Primo foglietto fatto, facciamo così anche con gli altri. Alla fine del nostro ritagliare e piegare avremo queste 4 strisce di carta. Con le rimanenze delle carte dobbiamo fare la stessa cosa con un centimetro in meno, quindi 9 cm per lato, e ritagliamo le strisce a 4,5 e 4,5. Mi spiego meglio. Allora, prendo 4 cm e mezzo e 4 cm e mezzo sino ad arrivare a 9 cm. È la stessa cosa anche dall'altra parte. E 4 cm e mezzo e arriviamo a 9 cm. Quindi anche qui, se non siete particolarmente attenti, tracciatevi la linea e piegate lasciandovi la linea in mezzo a metà. Perfetto, facciamo così con tutti e 4 i colori. Bene, strisce grandi da una parte, strisce leggermente più piccole dall'altra. Adesso andiamo a ricavare da queste strisce i nostri banner, cioè i singoli pezzetti che formeranno il festone. Formiamo prima quelli più grandi. Allora, prendiamo una striscia, ve lo faccio col giallo così lo vedete bene, e punto 4 cm e vado segnando 4 cm alla volta, quindi 4, 8, 12, mentre nella parte sotto comincio, nella parte opposta mi segno il centro, quindi vado a segnare a partire dai 2 cm, quindi, e sempre vado di 4 in 4, 2, 6, in questo caso prendo la squadretta, non faccio altro che segnare a zig zag i punti da una parte all'altra, e quindi senza neanche staccare tagliamo i nostri bannerini. 1, 2, ed eccoli qua, carinissimi, pronti per accogliere la scritta, la letterina, che può essere le letterine che compongono il nome del festeggiato, e per essere poi appesi così al filo che abbiamo scelto per contenerle. Facciamo la stessa cosa con tutti i colori. Fatti i bannerini alti 5 cm, adesso facciamo quelli alti 4 cm e mezzo e li facciamo più stretti. Se questi erano larghi 4 cm e alti 5 cm, questi saranno a loro volta un centimetro anche più corti, quindi saranno larghi 3 cm. E subito vi faccio vedere l'effetto che faranno sovrapposte l'una alle altre. Eccola qua, prendiamone una più grande e voilà, io andrò a sovrapporle così, visto? E a creare quindi un bannerino colorato bicolor, in modo da rendere ancora più allegra e festosa la torta. A questo punto avremo tagliato tante bandierine più grandi e tante bandierine più piccoline, e quindi prendo i miei colori, scriverò auguri molto semplicemente, userò questi colori e al di fuori inforcherò le bandierine gialle, e questa sarà la gradazione del festone che avremo, ma che dovremo adesso incollare. Prima di incollarle però dobbiamo scrivere il nostro messaggio augurale. Appunto, io scriverò semplicemente auguri. Ho deciso di insegnarvi proprio adesso un modo semplicissimo per scrivere in maniera spiritosa una scrittina, in maniera semplice, anche per chi non ha una bella scrittura. E allora, spostiamo un attimo la nostra bandierina e prendiamo un pezzettino di carta. Non faremo altro che scrivere così, in maniera molto fredda, la nostra A.
Poi prendiamo una tratto pen di un qualsiasi colore e andiamo a ricoprire la nostra A con un tratto ad anellini, cioè come se facessimo un pasticcio, così. Ok? Questo tratto viene bene a tutti, anche se viene tutto storto, viene bellina lo stesso la lettera. Voi cercate di essere il più precisi possibile, partendo da su e scendendo tutto attorno all'asticella della nostra letterina. Da una parte, dall'altra e al centro. Ok? Quando è tutto asciutto, cancellate l'anima centrale in matita e vedrete che la letterina è bella e pronta e carinissima, abbastanza ordinata, anche su un top di una torta. Ok, cominciamo quindi a scrivere il nostro auguri. Dall'altra parte, quindi A. Mi raccomando, dall'altra parte cominciate così, giusto? Quindi girate e scrivete U. Benissimo, a questo punto prendiamo la nostra pennina e cominciamo a fare il lavoro che vi ho fatto vedere poc'anzi. Auguri! E allora, adesso cominciamo a comporre il nostro bannerino e poi ci rimarrà soltanto la parte divertentissima. Quindi cosa facciamo? Prendiamo un poco di colla e appiccichiamone prima un lato soltanto, così si appiccicherà immediatamente, non ci sarà tempo di posa e nulla. E adesso attacchiamo l'altra parte. Benissimo, a questo punto la scrittina è pronta, possiamo abbellirla come vogliamo, con un iposca bianco, possiamo fare tutti i depois tutto attorno in questa maniera, e io lo farò, non so quanto ne vedrete voi, ma abbelliteli come meglio credete, potete tagliare tutta la frangina qui attorno, insomma, destreggiatevi come la vostra fantasia più vi suggerisce. Se invece volete fare la bandierina che fa Sandra, il banner di Sandra, che vedrete nel video di Sandra, a mano, e allora vi faccio vedere come fare. Allora, abbiamo detto che Sandrina fa un banner nero che è grande 4,5 cm per 6,5 cm, quindi io mi punto 4,5 e 6,5 da una parte, e il 6,5 e il 4,5 me li punto anche dall'altra parte. Ovviamente facendo a mano bisogna prendere tutte le misure per bene. Mi segno anche il 5,5 e anche dall'altra parte segno anche il 5,5, così come dal 4,5 mi segno anche la parte centrale, che sarebbero 2,50, quindi 2, e al terzo millimetro metto l'asticella e la stessa cosa faccio da questa parte. A questo punto tiro le linee, stando molto leggera, perché non userò tutta la carta, quindi io tiro solamente le linee nella parte dove mi interessa, qui la lascio pulita la carta, e tiro giù anche questa tutta quanta, tac, e anche la mediana tutta quanta.
Sandra non li ha fatti i doppi banner, io invece continuo a farlo col mio metodo doppio, quindi la stessa misura di qua devo prenderla anche di qua, quindi 6 e mezzo. E adesso dobbiamo fare le codine a coda di rondine, le codine del banner. E allora puntiamo un centimetro sopra e segniamolo. E va bene così, secondo me. Comunque puntate anche un centimetro sotto per sicurezza e segniamolo. E unite i punti che dagli angoli vanno verso questo centimetro, quindi 1 e 2 da questo lato e 1 e 2 anche da questo lato, ma insomma è inutile rifarli tutti. Mentre per il rosso ho detto che Sandra lo ha fatto 3x5, quindi prendiamo 3 centimetri di qui, 5 centimetri di qui. E poi facciamo così, altri 5, arriviamo a 10, 3 e ci tagliamo un rettangolino che sia 10x3, perché poi noi lo piegheremo, no? Prendiamo 10 centimetri e anche in questo caso abbiamo detto che questi sono 3 centimetri a metà, quindi 1 e mezzo e 1 e mezzo. Tracciamo la linea mediana e su di essa prendiamo un centimetro per lato, quindi segniamo 1 e 1. E poi facciamo sì che questo punto si congiunga con gli angoli qui, ok? Adesso con il tagliabalza, mai con le forbici questo lavoro, e tra l'altro il tagliabalza sempre ben rifilato, quindi cambiate la punta in caso fosse troppo usurata, tagliamo i nostri pezzi. Quindi questa è la parte esterna, come vi ho detto io l'ho fatta doppia, poi naturalmente voi cancellate la linea mediana, cancellate i segni della matita per fare un lavoro pulito ed incollate. E adesso facciamo allo stesso modo anche quella nera, quindi abbiamo calcolato i 6,5 cm da una parte, calcoliamoli anche dall'altra, 6,5 cm e 6,5 cm. Tiriamo la linea, quindi sulla mediana prendiamo il centimetro di disavanzo e uniamo le codine. Se permettete, io qua questo lavoro lo faccio direttamente col tagliabalza, così ci sbrighiamo un attimino prima. Ecco, poi ottimizzare i tempi sta anche in questo, non usare più la matita ma andare direttamente di tagliabalza. Anche qui pieghiamo sulla mediana. Il gioco è fatto. Naturalmente quello di Sandra ha i pallini perché ha la carta a pois. Se non volete arrendervi al non avere la carta a pois, basta un uniposca, tracciare magari partendo 3 pallini, io vado a mano libera, voi siate più brave di me e prendete la misura con righello. Vi faccio questo così, o se volete invece potete fare anche il fondo nero e quindi a volte può mancare un materiale, a volte può mancare tutto il materiale, a volte non manca niente, ma in qualunque caso a noi non ci ferma proprio nessuno. Variante 1, variante 2, ora scrivete le letterine nel modo che più vi piace e proseguite con il tutorial con il banner che più preferite, o questo quadrato o il mio triangolare.
Benissimo, a questo punto prendiamo la nostra, com'è che si chiama, coppa di legno? No, lo scrap, non lo so. E faccio un buchino subito dopo lo snodo della cannuccia. Io ho preso delle cannucce con lo snodo. In caso voi fatele più o meno a 5 cm dall'inizio della cannuccia, se non avete lo snodo. E con la punta della matita fate cadere giù i pezzettini di plastica. Voilà, e i nostri buchini sono fatti da una parte e adesso facciamoli pure dall'altra. Fatto questo, abbiamo altre due cannucce che vi ho fatto prendere e ve le ho fatte prendere in caso ci servisse un top cake più alto. E allora in questo caso eliminiamo lo snodo, pratichiamo un piccolo taglietto qui in verticale, così, da una parte e dall'altra, un taglietto di 1,5 cm circa, in modo da poter piegare su se stessa un po' la cannuccia ed inforcarla in quella successiva e creare quindi la prolunga per il nostro bastoncino. Adesso prendiamo il nostro nastrino, facciamone passare un capetto dei buchini della prima cannuccia e infilziamolo quindi da una parte e dall'altra del nostro bastoncino. Non appena fuoriuscito, facciamo un nodino e tagliamo l'eccesso. Tac. Quindi stabiliamo adesso la lunghezza. Come la stabiliamo? Dipenderà dalla distanza con cui apporremo le bandierine e dalla distanza anche delle bandierine dal nastrino stesso. Io distanzierò abbastanza. Ok, quindi la prima la metterò qua, quindi colla al centro e piego. Tac. La lettera I. Auguri! Potete anche ritagliare le lettere dei giornali e appiccicarle sopra. Insomma, sbizzarritevi, create con fantasia, tranquillamente, tanto viene bellino comunque. Eccolo qua, non è finito, eh? Facciamo un altro nodino anche da questa parte e togliamo l'eccesso di spago. Mettiamo un attimo da parte la scritta e prepariamo invece la caratterizzazione di quello che sarà il nostro banner, cioè i palloncini. E allora prendiamo la nostra pompettina e cominciamo a gonfiare i nostri palloncini. Non li gonfiamo tutti, lasciamoli abbastanza vuoti perché vogliamo dei palloncini piccolini, eh? Ce ne servono 5 per ogni lato. Ok, quindi adesso prendiamo un elastichino e prendiamo un palloncino rosso, un palloncino blu, un palloncino verde e li passo tutti dentro l'elastico e faccio un giro così loro già rimangono dentro. Presi, poi prendo un palloncino giallo e un palloncino blu. Ok, e poi se voglio aggiungo altri palloncini e faccio due di queste composizioni con i palloncini. Prendo la mia scrittina che poggio qui per farvela vedere bene e su ognuna di queste, al centro tra gli elastici, inserisco 1 e il nostro topper cake per una festa di compleanno super divertente e bello e pronto per essere sfoggiato su una bella torta che io non ho, però io ho dei cupcake su cui lo poggerò per farvi le foto. Ce la trovo divertente e carina, volendo si possono aggiungere altri palloncini se vediamo che una volta montato il tutto manchi ancora quel quid al nostro topper, così da renderlo unico, bellissimo e allegrissimo. In modo da renderlo unico, bellissimo e allegrissimo. A me sono avanzati dei palloncini che non voglio vadano sprecati e allora io li metto, guardate, qui in diretta con voi. Leggo l'elastico al palloncino
e poi aggancio proprio. Allora, leggo l'elastico al palloncino, aggancio. Ecco, vedete com'è facile agganciarli l'uno all'altro? Così siamo pronti per festeggiare il più scoppiettante dei compleanni. Auguri a tutti i festeggiati e adesso vi lascio alle foto per farvi meglio godere di questa creazione tutta homemade. Le formine dei banner sia miei che di Sandra li troverete sulla pagina Facebook di Arte per Te, di cui vi allego il link qua sotto nel box informazioni. Questa è la mia proposta, spero vi sia piaciuta. Io corro a guardare quella di Sandra, correte anche voi e magari iscrivetevi al suo canale perché è veramente veramente brava. Guardiamo le foto e poi ancora qualcosina da dire. Tutto fatto a mano e tutto senza nessuno strumento, soltanto tanta creatività e tanta voglia di fare. Il modo mio di affrontare lo scrapbooking, infatti, come sapete, è proprio quello: sfidare le leggi dell'impossibile e creare queste bellissime decorazioni e questo bellissimo modo di celebrare i ricordi in maniera tutta quanta manuale, senza l'aiuto di nessuno strumento, in modo che non ci sia da affrontare una spesa aggiuntiva. Però se volete che questo diventi una sorta di mestiere, perché ci sono molte ragazze che magari fanno bigliettini in serie, bomboniere in serie, scatoline in serie, e allora gli strumenti servono quando dovete fare una tiratura molto ampia, perché accorciano notevolmente i tempi di lavorazione. L'importante è avere tanta cura, tanta passione e tanto amore per affrontare questo tipo di disciplina e tutto vi sembrerà più semplice. Vi ho sempre consigliato il canale di Sandra, oggi una volta in più. Andatela a guardare e vedrete che ne rimarrete incantati anche voi. Detto ciò, se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel pollice in su, condividetelo e lasciatemi tanti commenti. Io non vedo l'ora di rivedervi al prossimo video, quindi adesso basta parlare e vado a girare il prossimo. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, arrivederci, alla prossima volta ragazzi! Prendiamo i nostri palloncini, la nostra pompettina e cominciamo a gonfiare. Non gonfiamoli tutti questi palloncini, eh? Quindi facciamo dei piccoli palloncini e chiudiamoli con un nodino. No! E voilà! No!